Eccoci insieme con Bianco e Rosso TV Sport, con Gigi Frisini, ma c'è anche un amico in linea. Pronto? Sì, ciao Enzo, Michi da Delfia. Ciao Michi, ciao ciao. Allora, vabbè, la commozione per Conte che vince uno scudetto con l'odiata Juventus era inevitabile. Sì. Però c'è anche da dire che ovviamente la società ha distrutto i sogni di noi tifosi e le aspettative dei nostri figli, perché avevo un bimbo di 3 anni che con Conte stravedeva per il Bari, per il Barrito. Ora non sa che fare. Solo questo. Lo so, lo Ah, e so. poi giusto un appunto all'insostituibile dottor Antonucci che continua a sostenere questa società. Solo questo. Va bene, grazie, grazie. Un Salve. appunto lo accetterà volentieri anche il professor Antonucci. Allora, 080 501 9998, ma intanto vorrei far ascoltare cosa ha detto Torrente dopo la gara persa a Cittadella. Sentiamo cosa ha detto il tecnico del Bari. Sì, la realtà è questa, quindi dobbiamo cercare di fare punti per salvarci. La realtà è questa qua, noi dobbiamo cercare di fare dai 3 ai 4 punti, Sennò diventa difficile. Quindi già da venerdì a pensare a cercare di fare risultati, perché poi andiamo a Vicenza, poi abbiamo il Gubbio. Loro sono stati bravi a sfruttare le nostre ingenuità. Noi abbiamo iniziato bene la partita con personalità, eravamo sempre a metà campo della Cittadella, abbiamo fatto anche qualche conclusione, ma come al solito in questo periodo poco concreti, mentre il Cittadella ha sfruttato l'occasione, l'ingenuità nostra del rigore, e poi ha avuto un'altra palla nel finale quando eravamo tutti in avanti, che ha sbagliato il loro attaccante. La partita è tutta qua, ci sono due episodi, il rigore mi hanno confermato che poi c'era, però penso che c'era anche un rigore per noi, fallo su Stoian, tirato di schiena, il portiere è andato da dietro, ha buttato giù, quindi poteva starci anche quel rigore lì. Sono episodi che poi alla fine sono anche determinanti per una partita. Dalla panchina io ho sbagliato, no, dalla panchina ho protestato che mi sembrava un rigore molto dubbio, un'espulsione eccessiva, anche perché è iniziato poi da subito un atteggiamento della terna arbitrale nei miei confronti, non riesco comunque a capire, avevo protestato un'altra azione per un fallo, ci può stare, no? Bisogna capire anche lo stato d'animo di un allenatore, però non tengono in considerazione queste cose qui, mi dispiace. Vabbè, queste le dichiarazioni di Torrente. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, ciao Enzo, sono Gennaro. Ciao Ciao Gigi. Gennaro. Prima di andare Ciao, avanti, Gennaro, una cosa che non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo. sì, dimmi. Io non capisco come mai nel calcio italiano, anche a livello televisivo, non si puntino sempre più spesso le telecamere sul pubblico. Cioè, si continua a vivere questo spettacolo del calcio, a mio avviso, in maniera molto, molto fredda e insignificante. Ho visto delle belle immagini durante la partita Newcastle-Manchester City, sabato. Il Manchester City, che non vince da una vita un titolo, ha vinto 2-0. Io ho visto sull'1-0 per il Manchester City le telecamere puntate sui tifosi che, a metà fra l'eccitazione per quello che stava accadendo e la paura che il sogno possa sfumare, piangevano come dei bambini. Cioè, per me quell'immagine vale più di un gol. Cioè, io questo è il calcio che adoro. Cioè, perché noi sottovalutiamo l'importanza del fenomeno calcistico, altre cose, oppure diamo soltanto. Ma guardate che il fenomeno calcio diventa fenomeno perché c'è la passione dei tifosi, la passione della gente. Quelle immagini per me mi hanno riempito il cuore. Sono diventato anch'io un po' tifoso del Manchester City vedendo due signori attempati, parliamo di gente che poteva avere 60 anni, che piangevano come i bambini perché il Manchester è a una vittoria dal titolo del campionato, no Gigi? Ma non dimenticare che qui ogni tanto chiama quel comune amico che ha 94 anni che parla del calcio come lo potesse rivivere momento per momento. Ma il calcio è un altro. Chi ha chiamato prima parla del bambino di 3 anni che non ha più ideale. È chiaro, se di punto in bianco tu impedisci che il calcio possa tornare a quello che era una volta, senza eccessi di guai tra tifosi e roba del genere. Il calcio di una volta era quello. Una volta i bambini facevano a gara a fare raccattapalle per capire i segreti del Certo. mestiere. Adesso il raccattapalle lo fa il figlio raccomandato del dirigente, del salumiere, pur di farsi la fotografia con il calciatore che alla fine poi si vende le Abbiamo partite. Gennaro in
Sì, In linea, no, avete detto cose non solo interessanti, ma addirittura commoventi, perché mi avete riportato molto, molti anni indietro, ai tempi buoni. Volevo dire questo velocemente per quanto riguarda il Bari e tutto il resto. Io ho ancora negli occhi, capitai per caso con la mia famiglia in un ristorante vicino Santo Spirito, fra Santo Spirito e Palese sul mare, una domenica e trovai dentro c'erano Vincenzo Matarrese, Sgobba, Perinetti e Conte. Ed erano lì a pranzo, anzi loro avevano praticamente finito di desinare, ed era il giorno in cui il pomeriggio si doveva discutere del rinnovo di Conte. Io ancora davanti agli occhi, infatti anche mio figlio esterrefatto, l'atmosfera da funerale che c'era, e quindi già io capii a volo che cosa sarebbe accaduto il pomeriggio, e quindi diciamo era tutt'altro che un'atmosfera festosa, come era diciamo logico in una squadra che aveva avuto già recentemente i successi che aveva avuto. Per Infatti. quanto riguarda, questo lo dico a Gigi, così una piccola opinione mia, Giovinco, ecco, se mi consenti, non è che non l'hanno preso, non è voluto venire lui. Perché chiaramente, scusa Gigi, tu hai giocato, sei stato in società, eccetera. Quando ti vengono a proporre di venire, io ho sentito anche Carrera a suo tempo, ho sentito Mangone, li ho incontrati. Quando diciamo, ti dicono vai a giocare in una squadra dove non c'è un programma, non c'è un'ambizione, si pensa solamente a valorizzare e a vendere, quindi a fare gli interessi economici della società, che stanno anche bene, ma dal punto di vista Però sportivo. Gennaro, io non sono così convinto. Giovinco, guarda che ha avuto un incontro mentre il Bari era addirittura in ritiro in una città del nord con Ventura e con Angelozzi. E Giovinco ha dato il suo ok al trasferimento al Bari. Il Bari non ha voluto investire quel 2 milioni di euro, non so esattamente la cifra, per la comproprietà di Giovinco, perché Matarrese ha dato ordine in quel momento lì ad Angelozzi di non fare ulteriori investimenti, ma di cercare, dopo aver chiaramente riscattato Barreto e Almiron, di come dire, far cassa e eventualmente dalla cassa fare qualcosa. Io non sono così convinto che Giovinco non sarebbe venuto al Bari, perché in Ma quel stai momento Bari scherzo? era la squadra dei 50 punti, del gioco spettacolare, e Sì, ma Giovinco non era il infatti, Giovinco di oggi. io, sai, sono convinto che appunto fino a quel momento lì siamo andati alla grande. Però tieni presente una cosa, questo me l'ha assicurato più di un addetto ai lavori. Questi sono dei ragazzi per cui le notizie viaggiano con la velocità della luce, sanno tutto di tutto, sanno i segreti di tutte le società, eccetera, eccetera. Evidentemente gli è arrivata qualche diciamo, nota negativa, qualche cosa, gli hanno detto ma beh, vai al Parma perché lì c'è più futuro, c'è più programmazione. Poi non ti dimenticare che credo che ancora la metà sia della Della Juventus. Juventus. Grazie Gennaro per il tuo intervento, grazie, sei stato molto chiaro. Abbiamo un'intervista, poco fa in conferenza stampa ha parlato Crescenzi, sentiamo cosa ha detto. Un istante. A chiudere l'appuntamento odierno col bianco e rosso TB Sport. C'è Crescenzi, eccolo. Il nostro obiettivo adesso è raggiungere quanto prima la salvezza e già partiremo già da venerdì con il Brescia. Ma non siamo in una situazione bellissima e quindi anche questi, secondo me, piccoli errori arbitrali, non nel rigore loro ma anche nel rigore su Stojan, secondo me. E per questo siamo stati anche sfortunati, però succede, anche gli arbitri purtroppo delle volte sbagliano. Ultimamente non riusciamo a buttarla dentro, però secondo me stiamo giocando un buonissimo calcio, ci manca un po' di concretezza, ma è già dall'inizio dell'anno che è così. Purtroppo è andata così quest'anno, ci sono dei rimpianti comunque perché secondo me potevamo fare molto di più con questa squadra. Però date le circostanze, quest'anno si è messa così e adesso il nostro obiettivo è la salvezza e possiamo farcela benissimo. Io sinceramente mi sento maturo, poi è normale che in Serie A è tutto diverso, ci saranno
ulteriori problemi e complicazioni, però ho 20 anni e si matura. Però penso di essere, sì, di essere maturo già. Crescenzi, buono per la Serie A o no? Ma Enzo, è chiaro che ci sono delle verifiche, poi purtroppo lui è proprietà della Roma, in questo momento a Roma c'è un caos generale tra tecnico e roba del genere, avrà molta concorrenza, secondo me un altro campionato di B potrebbe giovargli in maniera determinante. Per chiudere, proprio 30 secondi, Bari-Brescia venerdì sera. Enzo, Bari-Brescia, la fortuna è che il Brescia, perdendo sabato in casa col Varese, si è giocato l'ultima chance per i playoff, pertanto mi auguro che sia una bella partita e che finalmente il tecnico impieghi i giocatori che meritano di giocare, perché vedere i fantasmi che abbiamo visto a Cittadella, Enzo, sembra veramente la città dei fantasmi, insomma. Stop, grazie a Gigi Frisini, grazie a anche a voi, a domani col Biancherosso TV Sport, ciao. Got a feeling.